Allora, torniamo a parlare di economia, facendolo con un fuori programma che ha movimentato la consueta conferenza stampa della Banca Centrale Europea a Francoforte, perché una contestatrice è salita sulla scrivania, vedete, davanti al Presidente della BCE Mario Draghi, lanciando alcuni coriandoli, gettando per aria dei fogli, poi è stata immediatamente allontanata, gridando basta con la dittatura della BCE, e nel frattempo, poco dopo, col suo consueto aplomb, Mario Draghi ha ripreso la conferenza stampa parlando del quantitative easing che, secondo le stime della BCE, sta funzionando come da aspettative, e ricordiamo che ha mantenuto invariato il tasso di interesse. Di questo e di una visione anche più ampia di quello che potrebbe aspettarci dal punto di vista economico parliamo con i nostri ospiti. Qui in studio accanto a me c'è Gianluca Garbi, amministratore delegato di Banca Sistema. Buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio. E invece, collegato via Skype, dovrebbe esserci forse già collegato Marco Magnani, economista. Buon pomeriggio anche a lei. Buon pomeriggio. E allora parliamo intanto di banche, perché naturalmente il Presidente della Banca Centrale Europea si focalizza spesso e volentieri sul problema del credito, e quindi non so se possiamo andare a risentire ancora il Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi. Possiamo sentire un passaggio del suo intervento? To be member of the euro area, so I have very little to add to that. There are criteria that all countries had to comply with at the time of accession to the euro area, e che hanno dovuto rispettare al momento di accedere alla zona euro, anche di recente. Paesi che sono entrati nella zona euro hanno dovuto rispettare questi criteri. Yes, please. Prego. E allora continuiamo poi magari più avanti a sentire anche le risposte, perché in corso, dopo la conferenza, lo speech di Mario Draghi, c'è poi naturalmente spazio per le domande dei giornalisti. Allora, ecco, Marco Magnani, quando Mario Draghi esordisce dicendo che il quantitative easing sta funzionando come nelle nostre aspettative, lei è d'accordo? Sì, il quantitative easing sta funzionando come nelle aspettative, ed è esattamente quello che la Banca Centrale Europea doveva fare e che ha fatto, però è condizione necessaria per stimolare la ripresa, ma non sufficiente, perché è un po' come mettere benzina in un'automobile che è rimasta senza benzina, che è una cosa assolutamente fondamentale, però poi bisogna che l'automobile funzioni, vada in moto, ci sia una cinghia di trasmissione che consente così di ritornare a funzionare. Quindi questo andava fatto, e fortunatamente c'è un banchiere centrale come Draghi che l'ha fatto con grande tempismo, nonostante non tutti i paesi dell'Eurozona fossero d'accordo di fare un quantitative easing in queste dimensioni, però poi sta ai singoli paesi sfruttare appieno questa opportunità, ed è qui che viene un po' la mia paura, perché non vedo in questo momento il nostro paese utilizzare appieno questo potenziale. Non è soltanto un tema di sofferenza da parte delle banche, che quindi sono ancora molto caute a prestare, c'è anche un tema proprio di mancanza, di debolezza della domanda aggregata, perché al di là delle esportazioni, che sono le uniche veramente a essere stimolate dalla congiuntura internazionale favorevole, soprattutto dall'euro debole, le altre due grandi componenti più importanti della domanda aggregata, cioè i consumi e gli investimenti, stentano a ripartire. Per far ripartire questi occorre un clima di fiducia generalizzata, e occorre in paesi come il nostro soprattutto una drastica riduzione dell'imposizione fiscale. È chiaro. Se la regia è d'accordo, io vedo che il Presidente della BCE sta ancora parlando. Forse possiamo sentire un altro passaggio del suo intervento. We've seen that in the past. L'abbiamo visto in passato, e siamo coscienti che questo rischio esiste. Ecco perché stiamo controllando questo aspetto della nostra politica monetaria. Questo monitoraggio continua, un monitoraggio molto cauto ed attento. Having said that, we don't see at this point in time evidence. In questo momento non vediamo prove systemically large financial stability imbalances. Di squilibri finanziari sistematici e particolarmente ampi. The first line of defense to that
per difenderci, potremmo dire che potremmo utilizzare tutti gli strumenti macroprudenziali e ci stiamo attivando da questo punto di vista, sia all'interno della Banca Centrale Europea che all'interno di altre istituzioni. Anche le autorità nazionali stanno pensando a queste misure. Infatti sapete che l'attuazione di questi strumenti macroprudenziali in gran parte si pone a livello nazionale. Certo, la BCE può intervenire, può coordinare tutte queste misure, però si tratta essenzialmente di una competenza nazionale. Per quanto riguarda la sua prima domanda, in primo luogo vorrei dire che la revisione alle previsioni precedenti è stata significativa, in particolare la revisione della BCE, con un aumento dell'1% per il 2015 e per il 2016 from 1.5 to 1.9. da 1.5 e poi a 1.9 per il 2016, e tutte le altre istituzioni hanno poi effettuato lo stesso tipo di revisione nella stessa direzione, non per la stessa percentuale. Comunque tutte le istituzioni adesso vedono comunque la prospettiva di una ripresa. Come ho già detto, ci sono ancora dei rischi, certo, però sono ridotti questi rischi. Quindi ora bisogna consolidare questa ripresa e bisogna creare le condizioni necessarie perché questa ripresa sia sostenibile, perché non sia più ciclica ma sia strutturale. La ripresa è dovuta in particolare anche alla nostra politica monetaria. E questo perché la nostra politica monetaria accomodante, che tra l'altro esiste da molto tempo, molto prima dell'avvio del quantitative easing, adesso questa politica sta trovando la propria strada con delle condizioni di credito più semplici e con dei tassi di interesse reali significativamente inferiori. Inoltre, ed è chiaro tra l'altro quello che dobbiamo fare, ci sono altri fattori: la fiducia dei consumatori, la fiducia delle aziende è aumentata, andando a creare un clima positivo, molto positivo per la ripresa. Poi c'è anche il secondo aspetto per cui la politica monetaria recente è stata importante. Quando c'è stata la riduzione dei prezzi del petrolio c'erano molte preoccupazioni. Si temeva infatti che ci potessero essere dei problemi con degli effetti negativi sull'inflazione. Ora è chiaro che la nostra politica monetaria ha evitato questo rischio. E allora possiamo forse tornare in studio, perché abbiamo abbastanza inquadrato il discorso di Mario Draghi, è tornato sul tema dei tassi, e non so se abbiamo ancora qualche secondo per fare una domanda oppure se dobbiamo andare subito in pubblicità. Andiamo in pubblicità e torniamo allora subito dopo a commentare con i nostri ospiti qui in studio in diretta. Grazie Caterina. E allora, come sentivamo anche nei nostri titoli, diciamo al di là dell'aggressione che poi non ha avuto nessun tipo di esito violento ai danni di Mario Draghi durante la conferenza stampa, comunque il presidente della BCE ha poi spiegato la politica economica dell'Eurotower, ha deciso di mantenere i tassi invariati, quindi ancora molto bassi come sappiamo, e il nostro ospite qui in studio Gianluca Garbi, amministratore delegato di Banca Sistema, ci ha spiegato il suo punto di vista. Volevo sentire su questo tema e anche su questa visione, che a me sembra piuttosto positiva, ottimistica diciamo, del presidente della BCE, volevo sentire appunto il commento di Marco Magnani. Sì, sulla posizione di Draghi, mi sta chiedendo, scusa, ho sentito male, sulla posizione di Draghi?
Scusi, ho avuto un buco di audio, mi può ripetere la sua domanda? Mi chiede un commento sulla posizione, sull'intervento di Draghi? Ho sentito male. Io le volevo chiedere un commento sia sulla decisione di mantenere invariati i tassi, come è stato annunciato nel corso della conferenza stampa, se questa effettivamente è una politica, una strategia giusta, pagante secondo lei, teoria non condivisa mi sembra da Gianluca Gardi fino a un certo punto. E soprattutto se ritiene condivisibile anche l'ottimismo che mi sembra di leggere tra le righe del Presidente della Banca Centrale Europea, sia riguardo al quantitative easing, sia riguardo ad una ripresa che lui vede in prospettiva stabile, speriamo. Sì, dunque sui tassi di interesse, i tassi di interesse sono diciamo i minimi quasi storici, per cui voglio dire l'importante è mantenere il segnale forte sui mercati, mi sembra che mantenendoli a questi livelli il segnale sia stato inviato, un ulteriore taglio può essere un segnale ancora più forte, però qui il vero tema è fare in modo che poi questa opportunità, che è tutta questa liquidità che viene immessa sul mercato, ricordiamolo indirettamente, perché soltanto attraverso l'acquisto sul mercato secondario di titoli di Stato, peraltro in proporzione al peso che ogni paese ha nell'eurozona, per cui tutti i paesi ne beneficiano, il risultato diciamo, di mettere liquidità viene raggiunto. Il vero tema è riuscire a sfruttare questa opportunità da parte dei singoli paesi per fare in modo che questo abbia uno stimolo sull'economia. Allora, io non è che leggo ottimismo delle parole Draghi, c'è un realismo, cioè il realismo che lo porta a dire che sta facendo la cosa giusta, la sta facendo fortunatamente nei tempi giusti, nel senso che non ha ulteriormente posticipato queste decisioni, però non leggo l'ottimismo perché lui è perfettamente consapevole che poi sta alla politica economica e industriale dei singoli paesi riuscire a sfruttare l'opportunità. Ed è qui che viene un po' è qui che i nodi vengono al pettine, perché secondo me certi paesi lo stanno facendo in modo migliore di altri. Se noi guardiamo un paese come la Spagna, che era messo molto peggio di noi nei primi anni della crisi e veramente ha toccato il fondo, ha però reagito in maniera energica e ha affrontato diciamo le riforme cosiddette strutturali prendendo il toro per le corna, per usare una metafora perfetta per la Spagna. Oggi la Spagna ha dei tassi di crescita attesi che superano il 2%. Mi sembra invece che l'Italia e la Francia, dove si parla in tutti e due paesi moltissimo di riforme, però le riforme vengono soltanto iniziate e lanciate e poi non completate, mi sembra invece che l'opportunità che ci viene data da questa liquidità sul mercato non venga sfruttata a pieno. Quindi io vedo nelle parole di Draghi molto realismo, perché sa che sta facendo la cosa giusta. L'ottimismo lo vedo soprattutto, ma fuori luogo, da parte di molti politici nel nostro paese, i quali sono già da settimane in televisione a raccontarci che le cose ormai, la crisi è dietro di noi, cosa che non è vero, e soprattutto ci vengono a raccontare che il merito del nuovo scenario macroeconomico internazionale favorevole è loro, mentre invece il merito del petrolio che costa meno, dell'euro che è debole, che favorisce le esportazioni, certo, e della liquidità sul mercato non è assolutamente dei nostri politici. E allora vorrei rivolgermi ancora a Marco Magnani, economista, autore di diversi libri, tra cui Sette anni di vacche sobrie, ma ce ne sono anche tanti altri naturalmente. E per quanto riguarda, ecco, vediamo insieme la copertina, Sette anni di vacche sobrie, insomma un titolo che già è ironico nella sua essenza, quindi sicuramente l'economia può anche avere una lettura abbastanza ironica, e certe volte l'ironia bisogna averla, perché se guardiamo poi i dati potrebbero essere più che preoccupanti. Intanto volevo chiederle, secondo lei il tesoretto, intanto capire se secondo lei questo tesoretto tra le pieghe del DEF effettivamente c'è, perché ci sono poi scuole di pensiero diverse, e la destinazione, secondo lei quale dovrebbe essere la destinazione? No, guardi, mi rifiuto di parlare di destinazione del tesoretto, perché questa cosa del tesoretto è una barzelletta, nel senso che ad ogni governo più o meno, un governo dell'Unione in Italia, insomma, viene fuori questa cosa che ci sarebbe un tesoretto, non si sa bene dove sia, poi alla fine si scopre che il tesoretto non c'è. Allora, un paese che ha un debito pubblico pari al 133% del proprio prodotto interno lordo, che ha un'imposizione fiscale tra le più alte delle economie avanzate, che ogni tanto venga fuori questa chimera del tesoretto, io trovo che sia una presa in giro, e quindi io mi rifiuto di parlare della destinazione del tesoretto, perché il tesoretto non c'è. Se scoprissimo
un tesoro, per un colpo di fortuna, è chiaro che la cosa, queste sono le cose che andrebbero fatte comunque al di là del tesoretto per stimolare l'economia, bisogna ridurre l'imposizione fiscale nel nostro paese, e dato che non ci sono le risorse, perché il tesoretto non c'è, non si trova sottoterra, l'unico modo per trovare le risorse per abbassare l'imposizione fiscale e quindi stimolare i consumi e gli investimenti, che ripeto sono le due componenti di gran lunga più importanti della domanda aggregata, molto più delle esportazioni, l'unico modo è tagliare le spese. Allora, la possiamo chiamare spending review, se vogliamo chiamarla in inglese, io la chiamo sobrietà, se vuole fare il richiamo al titolo della sobrietà, la chiamo buonsenso, il buonsenso che qualsiasi famiglia italiana usa quando in difficoltà, cioè taglia una piccola porzione delle sue spese. Allora, su una spesa pubblica di oltre 800 miliardi di euro non capisco perché non si possa riuscire a tagliare con intelligenza, stando attenti, diciamo, a non toccare la parte produttiva, che c'è anche di questa spesa, ma la parte produttiva va tagliata. Questo è puro buonsenso, è una scelta di sobrietà, e forse invece quando si parla di tesoretto bisognerebbe pensare che il tesoro dell'Italia, dell'economia, sono le nostre imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, la creatività dei nostri imprenditori, la loro capacità di innovare, la loro capacità di resistere anche in una crisi grande come quella che abbiamo passato. Allora, questo è il vero tesoro che abbiamo, e quindi dovremmo cercare di proteggerlo e non di dissiparlo. Proteggerlo vuol dire non continuare a mortificare lo spirito imprenditoriale, che io trovo sia innato in molti italiani, che fanno i miracoli, riescono a competere sui mercati internazionali nonostante il percorso ad ostacoli che viene loro posto, e cercare di aiutarli a sopravvivere. Questo è il vero tesoretto. Io gli altri tesoretti sono veramente una barzelletta. Gianluca Garbi, è d'accordo? Assolutamente sì, abbiamo già visto che questi tesoretti non esistono, è solo maquillage contabile, nel senso che si fa crescere il denominatore perché si stima una crescita superiore nel futuro, e fra l'altro i soldi saltano fuori perché si stima che i tassi di interesse nel futuro avranno una crescita molto più moderata, cosa che io dubito fortemente, perché nel momento in cui ci sarà una ripresa economica, dopo tutto questo denaro che è stato messo in circolazione, molto probabilmente i tassi di interesse saliranno molto più velocemente rispetto alle attese, quindi questo tesoretto sparirà con costi di interesse sul debito pubblico. Sono assolutamente d'accordo che la priorità è arrivare a tagliare debito pubblico per avere più risorse per le imprese. Ecco, questo è la base di quello che deve essere fatto. Purtroppo esigenze politiche fanno sì che spesso si tende a spendere perché si acquisiscono voti piuttosto che a risparmiare. Quindi, insomma, c'è un po' una lettura anche elettorale di questo, magari di questo annuncio da parte del Presidente del Consiglio, visto che si avvicinano anche le regionali, no? Esce fuori di... magari no, però è possibile che ci sia, diciamo, un aiuto. Non sta a me dirlo, no? Non sta a me dirlo. È evidente, se c'è una... non voglio tirarla dentro in un commento politico, per carità, giustamente capisco le sue equidistanza. Tornando al professor Magnani, ecco, però la domanda è anche una, nel senso... Si parla di ripresa, speriamo che ci sia, lo sperano tutti, però sembra che sia più una ripresa che arriva da fattori esterni, ovvero i tassi bassi, il prezzo del petrolio, l'euro, il cambio euro-dollaro, cioè tutti fattori però esterni che potrebbero non essere, quindi potrebbero essere ciclici e non poi definitivi, cioè non è che poi ci ritroviamo comunque da capo a 12? No, assolutamente. L'Italia è stato uno dei paesi, l'economia che è cresciuta più rapidamente, è stato un miracolo economico, diciamo, dal 1960 al 90. Poi negli ultimi 25 anni siamo rimasti lì. Poi andare a avere un meno 0,1, un più 0,1, un più 0,2, un più 0,5 non vuol dire crescere, vuol dire essere statici. Quindi vuol dire che si è persa un po' la ricetta, o meglio, non siamo stati in grado di fare il salto di qualità e capire che
siamo diventati un'economia avanzata e quindi, come si dice, che si trova sulla frontiera dell'innovazione. Quindi la ricetta per la crescita cambia completamente. Questo non è stato capito, siamo ancora in tempo, però anche, come lei dice giustamente, il mio timore è che questo scenario macroeconomico assolutamente composto da fattori esterni, quindi il crollo del prezzo del petrolio, che non può che essere favorevole perché diminuisce tutte le importazioni, soprattutto le materie prime che si pagano in dollari, l'euro debole che favorisce le esportazioni delle imprese europee fuori dall'eurozona, e queste iniezioni di liquidità sono fattori assolutamente esterni. Non vorrei che diventassero un alibi per non solo la classe politica italiana, ma anche quella di altri paesi, non affrontare invece dei temi fondamentali. Professore, cioè, ad esempio, mi scusi se la interrompo, nel nostro in questo caso momento, vale avanti da 25 anni. Io saluto e ringrazio i nostri ospiti che sono stati con noi questo pomeriggio, Gianluca Garbi, amministratore delegato di Banca Sistema, e il professore Marco Magnani, economista, grazie per essere stati con noi.